Massiccia partecipazione ai funerali di Aldonaro in una chiesa madre gremita da giovani e meno giovani, rappresentanti delle istituzioni, carabinieri, il presidente della Corte d'Appello, Salvatore Cardinale, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, i compagni di scuola di Aldo, gli amici, tutti a chiedersi come si possa morire a 25 anni in questo modo, in un'occasione che doveva essere di festa in discoteca. In prima fila i familiari, la mamma Anna Maria, il papà Rosario, la sorella Maria Chiara. A pronunciare l'omelia il vescovo di Caltanissetta, Monsignor Mario Russotto, dopo il telegiornale andrà in onda uno speciale. Da domenica sera, quando sono stato un paio d'ore insieme a Rino, Anna Maria Chiara, a casa loro, per ricordare la bellezza, la freschezza dell'intelligenza di Aldo, il suo appassionato amore alla vita, la sua ricerca di vita, la sua ricerca di amore, amori mai saziati, amore cominciato, amori mai traditi, amori appassionati. Era la bellezza che gli abitava l'anima, che cercava nella perfezione delle sue amicizie, tante, numerose, nella perfezione del suo impegno di studio, nella serietà di una vita vissuta con responsabilità. Comprendendo e vivendo le regole alte del vivere sociale. E così, dinanzi a folle di giovani che in questi giorni, non solo a San Catanzaro e non solo a Palermo, ma in tutta la Sicilia e oltre, si sono chiesti com'è possibile morire per festeggiare una laurea. Com'è possibile morire nel terzo millennio per l'inciviltà di altri giovani? Ecco, la risposta mi è venuta da queste parole di Etilisi. E lo dico a voi, carissimi giovani qui presenti. Dobbiamo aiutare Dio a costruire insieme a noi la civiltà dell'amore. Se noi adulti ne abbiamo consegnato una società violenta, una società piena di compromessi, una società di furbi, una società di poveri, voi sull'esempio di Aldo costruite una società di giusti, una società di onesti. Opponetevi amore all'odio, bontà alla malvagità, mitezza alla violenza. Oggi mentre ridevamo, ballavamo, scherzavamo come abbiamo sempre fatto sin da quando eravamo bambini, dai banchi di scuola all'università, dalle partitelle di calcetto alle uscite serali, sei stato in grado di entrare nel cuore di tutti. È stata uccisa la tua voglia di vivere nel modo più cattivo e vigliacco. Ti hanno strappato dall'affetto dai tuoi familiari, Simona e di noi amici tutti. Ma tu vivi dentro ognuno di noi. Non potremmo mai dimenticare la tua risata, il tuo sguardo con quei tuoi grossi occhi, la tua risata contagiosa e il tuo vocione che riecheggia nelle orecchie di tutti. Ti
Questo darà la forza alla tua famiglia e a noi tutti. Sei l'angelo più bello di tutti. Ciao, sempre con noi, Aldo. Bastavano i tuoi occhi per capire che persona tu fossi, ce li ho davanti. Con una banale scusa sei entrato nella mia vita e mi hai promesso che non mi avresti mai più lasciato. Sono qui a chiederti di mantenere la promessa, anche se sei lontano. L'unica cosa da dire è che sei stato l'uomo più determinato, speciale, brillante e buono che questo mondo potesse concedermi di conoscere e di amare. Ma mi dicevi sempre: io non sono adatto per questo mondo che è troppo ingiusto. Lo credo. Quando non ci vedevamo anche solo per un giorno, mi dicevi: quando arrivo ci abbracciamo troppo. Ecco, non so quando, ma ci riabbracceremo troppo.